Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Ragazzi, in questo video dobbiamo parlare di un tweet, ragazzi, che sta sconquassando il mondo del calcio, un tweet che però, ragazzi, viene nella direzione in cui io vi sto portando da tanto tempo, perché è tanto tempo che io sto dicendo queste cose, ma adesso anche chi è addentrato nel calcio, comincia a parlarne e quindi, ragazzi, noi dobbiamo cominciare a preoccuparci di questa cosa. Perché? Perché, ragazzi, ho letto un tweet di Marco Giordano, giornalista tifosissimo del Napoli, quindi anche magari favorevole a questa cosa di cui vi parlerò, perché questa, ragazzi, è una cosa molto, molto, molto grave per quello che è il mio modo di vedere il calcio. Questa è una cosa che potrebbe essere gravissima, forse la pietra tombale sul calcio italiano. Ne parliamo naturalmente insieme in questo video, ma prima di tutto, ragazzi, vi chiedo come al solito un like al contenuto, l'iscrizione al canale perché è gratis e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, ragazzi, perché sia il like che l'iscrizione vanno nella direzione della diffusione di questi contenuti, che sono, come sapete bene, osteggiati da tanti interisti e soprattutto vanno contro, diciamo, le cosiddette informazioni che ci vengono portate dai media mainstream. Quindi cerchiamo di diffonderle il più possibile e likeate, iscrivetevi e azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutti i contenuti che andrò a produrre in futuro su questo canale. Ragazzi, io non è da moltissimo che faccio lo YouTuber, sono un anno e mezzo, però ormai stando tutti i giorni a stretto contatto, volente o nolente, anche se sotto forma di notizia, con questo tipo di argomenti, ho anche imparato a prevedere le prossime mosse, perché questi qua sono dei criminali incalliti e lo sono. Però, ragazzi, ormai si inizia a sentire da lontano la puzza di bruciato di determinate persone. Vedo già dalle prime dichiarazioni di chi ci si può fidare e chi invece è soltanto un personaggio di facciata. E quando io vi dicevo che questo governo non mi piaceva per niente come approcciava al calcio, quando io vi dicevo che il ministro Abodi mi piace zero, naturalmente come i vertici federali, i vertici del CONI, cioè zero, però quello che vi voglio parlare è del governo, perché la gente del governo che si sta occupando di calcio sono proprio coloro che stanno promuovendo questa cosa lanciata da Marco Giordano. E allora, senza ulteriori indugi, senza girarci intorno, cerchiamo di capire che cosa ha detto il giornalista napoletano, perché con questo tweet clamoroso lancia ufficialmente, ragazzi, la candidatura di Beppe Marotta, udite, udite, alla presidenza della FIGC. E io ve lo dissi, ragazzi, ve lo dissi che Marotta puntava in alto, vi dissi che Marotta da tanto tempo puntava alla FIGC e ora con Gravina in ginocchio e il sistema che rischia di perdere un caposaldo, perché poi, ragazzi, se togli la FIGC a questo sistema non so quando si tiene in piedi. Allora la prossima mossa, ragazzi, è mettere un altro personaggio che invece gode di alta credibilità ed è addirittura sospinto dal governo, quindi Abodi e addirittura Mulè, che è colui che avrebbe fatto il testo dell'emendamento, stanno spingendo, secondo quanto riporta Marco Giordano, per Marotta presidente della FIGC. Sarebbe inutile dirlo. Inutile, ragazzi, star qui a parlare qualcosa di clamoroso, qualcosa di vergognoso, ma qualcosa che si sposa benissimo con l'Italia di oggi, ragazzi, perché purtroppo in Italia, ve l'ho detto più di una volta, se rubi un tozzo di pane finisci in carcere, se te invece fai degli imbrogli esagerati, rubi tantissimo e diventi un eroe. E Marotta, ragazzi, è diventato un eroe riuscendo ad imbrogliare a tutti i livelli, facendo
il bello e il cattivo tempo, riuscendo a far partecipare una squadra senza requisiti al campionato, a vincere il campionato, a barare a tutti i livelli, a dopare il mercato con operazioni fittizie, facendo punire la Juventus. Che cosa deve fare di più Beppe Marotta, ragazzi? Cosa deve fare di più? È anche ritenuto un genio perché Marotta riesce a rifilare a destra e a manca i suoi scarti e riesce ad acquistare calciatori a zero, fregandoli al Milan, fregandoli, ma ovviamente, ragazzi, sono tutti degli imbrogli di una squadra che non potrebbe pagare gli stipendi perché non potrebbe partecipare al campionato, che non ha i requisiti per partecipare al campionato, però tutti quanti, ragazzi, tutti quanti naturalmente chiudono gli occhi su queste notizie. E quando tu hai agganci politici, hai i media dalla tua parte, e basta vedere anche stamattina, ragazzi, basta, quando l'Inter batte la Pergolettese, i giornali, boom boom, grande Inter, Pergolettese, grande Inter, stamattina che l'Inter ha perso, guai a parlarne, ragazzi, che non se ne parli. Sono cose di cui è meglio non parlare. E perché ragazzi miei, è molto, molto, molto importante portare avanti la propaganda, portare avanti questo tipo di propaganda, e quindi Beppe Marotta adesso diventa un serio candidato alla presidenza della FIGC. Ve ne avevo già parlato, avevo già visto questa cosa, ragazzi, l'avevo già letta tra le righe di questa cosa, perché Beppe Marotta, ragazzi, Beppe Marotta è diventato così talmente grosso che stare all'Inter è quasi sprecato, tanto lui può manovrare anche l'Inter dalla FIGC. Poi, come hanno spiegato più volte i cartonati stessi, e non l'ho spiegato io, sono stati loro stessi a dire che i loro presidenti non percepiscono uno stipendio, quindi Marotta non viene pagato per la mansione di presidente per tradizione storica interista, e ci metteranno quindi un'altra testa di legno lì a fare il presidente, mentre Marotta continuerà ad essere pagato dall'Inter per fare il presidente della FIGC. Perché scommettetevi, ragazzi, che questa è la strada, almeno questa è l'idea. Poi io non so se si realizzerà, e sinceramente farò tutto ciò che è il mio potere, che non è tanto, per fare in modo che questa ennesima porcata non si realizzi, perché, ragazzi, è vero che Gravina è una merda ed è assolutamente, senza alcun dubbio, per distacco abissale, il peggior presidente che la Federazione Italiana Gioco Calcio abbia avuto. Cioè, Gravina, rispetto a Gravina, anche Franco Carraro era un presidente migliore. Rispetto a Gravina, anche Franco Carraro, che era il presidente dei tempi di Calciopoli, per i più giovani che non lo sapessero, era un presidente migliore. Detto questo, Beppe Marotta sarebbe peggio. Sarebbe l'ennesimo upgrade in negativo, quindi per noi, l'ennesimo downgrade. Sarebbe scavare, raschiare il fondo del barile del calcio italiano, ragazzi, che sta affondando. E davvero, ragazzi, davvero, a questo punto, arrivati a questo punto, devo dar ragione a Sergio Vessicchio quando definisce l'Inter una piaga sociale, perché a questo punto, ragazzi, questi sono talmente ammanigliati, io li ho definiti più volte una metastasi estesa del calcio italiano, ma questi sono una metastasi estesa, ragazzi, della nazione, perché se hanno fatto arrivare i loro tentacoli, la loro piovra, anche all'interno del governo, e non è più una cosa che tu puoi rinchiudere nel calcio, perché poi bisogna ragionare, ragazzi, globalizzando, non si può ragionare per compartimenti stagni. Il calcio non è un'isola a sé stante, lo sport rispetto alla politica non è un'isola a sé stante, ma ci sono delle collusioni, oserei dire, in cui, perché qui, ragazzi, davvero, davvero parliamo di qualcosa che col losco, ragazzi, il losco rispetto a questo è una bazzecola, come diceva Totò, è assolutamente una bazzecola, ragazzi, questo è qualcosa che va oltre l'inimmaginabile, non lo so, è come far diventare presidente della Repubblica un pregiudicato, uno che ha scampato
ha scampato più volte, diciamo, l'accusa di essere mafioso, più volte per mancanza di prove è stato, diciamo, assolto per mancanza di prove, e poi tu lo fai diventare Presidente della Repubblica. Ma è proprio, ragazzi, a dire, allora, comandava già lui prima, comanda già lui adesso. E questa è la situazione che si sta creando nel mondo del calcio. Io vi chiedo la massima condivisione di questo contenuto, assolutamente va condiviso per far sapere a tutti coloro che non si informano adeguatamente o che ancora guardano i mezzi di informazione quali televisione e giornale per informarsi. Quindi, ragazzi, facciamogli arrivare la verità in anteprima, così poi capiranno dov'è la verità, perché le cose che noi anticipiamo poi casualmente si verificano, mentre le cazzate che raccontano in televisione rimangono tali. Basta guardare, che ne so, il rifinanziamento dell'Inter per Zhang. Dov'è il rifinanziamento dell'Inter che doveva avere Zhang? Cioè, mentre il fatto che noi dicevamo che Zhang avesse dei problemi con la legge e non venisse in Italia, perché? Perché Zhang non veniva in Italia perché aveva problemi, che non poteva, gli era impedito di venire in Italia, e questo poi si è verificato. E adesso poi si è capito. Naturalmente nessuno viene a dirti sì, avevi ragione, cercano sempre di tirare acqua al loro mulino. Quindi per questo condividete questi contenuti, commentate. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus, e nel dubbio, ragazzi, Inter merda, Marotta merda, Gravina merda, che non guastano davvero, davvero, mai.